E ci sono certe tradizioni che non finiscono mai. Anche dopo la pausa del Covid abbiamo ritrovato questa gioia di stare insieme con Paolo, con Barbara e con tutti gli amici volontari della Fondazione Tommasino Bacciotti. Una tradizione che va avanti da tanti anni e che vuole che il sindaco si travesta da Babbo Natale, perché i bambini hanno bisogno dei loro sogni e i sogni hanno bisogno dei bambini. E per questo con la Fondazione Bacciotti portiamo, speriamo, un sorriso alla vigilia di Natale nell'ospedale per bambini più bello del mondo. La Fondazione Bacciotti, che esiste da più di 20 anni, 22 anni, da quando Tommasino ci ha lasciato, ha aiutato più di 3.500 famiglie. E questo è un patrimonio, è un lascito, è un segno che nessuno potrà mai cancellare e che ci rende orgogliosi. Beh, tutti gli anni abbiamo un messaggio particolare, quest'anno ancora di più, perché è un anno importante per la Fondazione. Arrivate a 22 anni che veniamo all'ospedale Meyer a portare un sorriso a questi piccoli pazienti che sono costretti a attraversare queste bellissime feste in ospedale. Oggi, come da tradizione, il 24 dicembre siamo insieme al nostro sindaco Dario Nardella per poter dare un pensiero a questi poveri bambini. Noi siamo felicissimi perché pochi giorni fa, in occasione del compleanno di Tommasino, dei suoi 25 anni, abbiamo inaugurato il 25esimo appartamento. Questo vi fa capire che purtroppo il mondo dei bambini malati oncologici è sempre più sta correndo sempre di più e hanno sempre più bisogno. Come è noto, l'ospedale in questi giorni, anche proprio di Natale, purtroppo è molto sotto pressione, non tanto per il Covid, ma per il combinato disposto dell'influenza che è venuta in anticipo e quindi non ha consentito una campagna vaccinale forte, insieme agli altri virus, tipo bronchiolite, virus sinciziale, quindi soprattutto i piccolissimi sono sottoposti ai mali di stagione, però sono una percentuale che noi non vedevamo da anni. L'ospedale e gli operatori stanno facendo un super lavoro, la rianimazione è piena, tutte le pediatrie sono piene, normalmente a Natale è un momento in cui anche per il piano ferie degli operatori si cerca di alleggerire, invece ci troviamo un ospedale pieno, quindi il nostro sentimento è di grande gratitudine verso tutti i medici, gli infermieri, gli altri operatori sanitari che con grande spirito di sacrificio mandano avanti l'ospedale tutti i giorni insieme a noi. E oggi è bello trovarsi qui come ogni anno col sindaco e la Fondazione Bacciotti, perché è un segno di vicinanza alle famiglie che purtroppo devono passare l'ospedale invece che a casa, in una stanza di ospedale. Quindi cerchiamo in tutti i modi di fare sì che si sentano più a casa anche in ospedale.